Il sintetico del Sant'Anna di Chieti mette in scena una vera e propria stracittadina, considerando la vicinanza geografica tra le due protagoniste di giornata. I padroni di casa del città di Chieti, società nata come rappresentativa di calcio a 5 e approdata, caso più unico che raro anche al calcio a 11, ospita la capolista ripateatina con l'intento di far sua l'intera posta in palio. Sette lunghezze dividono le due contendenti e anche le dirette rivali seguono con particolare interesse l'esito di questa gara con i neroverdi del presidente Petrucci che puntano ovviamente a prendere il largo e dare uno scossone decisivo alla classifica del girone Chietino di terza categoria. La prima offensiva è dei nero verdi del presidente Lavalle che sfiorano il vantaggio con la penna protagonista di un perfido piazzato dal limite che sembra indirizzato all'incrocio dei pali ma non ha fatto i conti con Cecchini che si distende e disinnesca l'Ordigno. I padroni di casa insistono nella metà campo ripese e al ventiduesimo si ripropongono con Alessandro De Ingenis che arriva con leggerissimo ritardo e non riesce ad effettuare la stoccata vincente da distanza ravvicinata sull'invitante spiovente dalla destra di Capone. Il primo sussulto significativo dalle parti di Basile si registra al 37 quando la traversa si oppone alla conclusione della truppa rossoverde. I ragazzi di Mister Del Coco sono i protagonisti indiscussi della fase declinante del primo atto, sfiorando il bersaglio grosso in due occasioni. Dapprima con l'irruzione in area di Di Santo, ben imbeccato dalla tre quarti, che viene arginato dalla provvidenziale e temeraria uscita di Basile. E nei minuti di recupero con la gran sventola da fermo di Lollis, da distanza ragguardevole, che si spegne di pochissimo a fil di palo. Alla ripresa delle ostilità anche la truppa Nero Verde prova la soluzione dalla distanza, con il destro di Luciani. Che sfila sullo stesso angolo. I padroni di casa ci riprovano poco dopo con Cicchini che si salva in qualche modo sulla temibile incursione chietina dalla corsia di destra, culminata con il tiro cross di Di Renzo e con il presunto intervento irregolare di Lombardini su Capone, non sanzionato dal signor genovese Di Chieti, che lascia proseguire. Al 17, l'irrefrenabile di Renzo imperversa sulla corsia opposta, ma stavolta punta alla soluzione personale. Che non culmina in apprezzabili risultati: sarà l'ultimo affondo significativo dei padroni di casa, che nell'ultimo quarto d'ora rischiano sulle repliche ripesi. Alla mezz'ora esatta, Luciani divora una grossa opportunità. Intercettando da due passi un pericoloso spiovente da fermo, ma la sua conclusione spedisce la sfera a sorvolare la trasversale. Nello stesso frangente arriva anche il secondo giallo di giornata ai danni di Lollis, costretto alla doccia anticipata, con l'uomo in meno e comunque della capolista l'ultimo sussulto significativo della contesa. Ancora con Luciani, protagonista di un'apprezzabile fase di preparazione, ma di una inefficace finalizzazione che non crea problemi a Basile. Finisce senza rete. Tra due squadre che confermano il loro valore e lotteranno sicuramente per il salto di categoria. Mister De Ingenis, in questo scontro al vertice arriva un pareggio, tutto sommato lo considera un risultato giusto? Sì, per l'amore che abbiamo espresso e che hanno espresso le squadre è tendenzialmente un risultato abbastanza giusto, anche se nel secondo tempo abbiamo avuto quelle due o tre situazioni, non proprio occasioni nitide, che forse se avessimo vinto non, sarebbe, non avrebbe gridato allo scandalo nessuno. Insomma. Abbiamo notato che nel corso del primo tempo sono state effettuate diverse sostituzioni per infortunio. Si hanno notizie della gravità degli infortuni? Purtroppo è, è un problema che ci portiamo avanti dall'inizio del campionato, e purtroppo anche oggi abbiamo perso il capitano e il vice capitano, credo entrambi per problemi muscolari credo abbastanza importanti, e però comunque mi ha fatto piacere che comunque, malgrado gli infortuni la squadra ha reagito bene, non ci siamo tirati indietro, non ci siamo impauriti, abbiamo dato tutti quanti quel qualcosina in più per cercare di comunque portarci a casa la vittoria comunque non ci dimentichiamo giocavamo con la prima della classe come procede la sessione di mercato diciamo che ci siamo mossi in questa settimana abbiamo preso un ragazzo Nicola Pepe dal Villa Villamagna al momento la, la situazione era stazionaria perché ci siamo numericamente adesso dobbiamo valutare in settimana visto che c'è quest'altra quest settimana di mercato per vedere se è il caso di integrare qualcuno visti due infortuni credo abbastanza seri, però insomma ho fiducia nel gruppo, nei ragazzi, quelli che ci sono quindi l'obiettivo nostro è quello di rimanere lì attaccati alla prima, alle prime fino alla fine del campionato e poi quando è primavera cercarci di giocarci le nostre carte per salire di categoria, tutto lì. Mister Del Coco, un punto a ciascuno non fa male a nessuno, a parere solo, il risultato giusto quello di oggi? Sì, penso che sia un risultato giusto. Entrambe le squadre hanno fatto la loro partita. Sicuramente abbiamo fatto un po' di meno rispetto al nostro solito e anche loro, perché comunque siamo due ottime squadre. Penso che il risultato sia giusto. Peccato per il nostro palo nel primo tempo, che magari poteva incanalare la partita in un'altra direzione. Però tutto sommato diciamo che, che va, bene. va bene. Penso che per, per entrambe sia il giusto il risultato. State operando sul mercato? Ma noi sinceramente eravamo partiti con un grande numero di, di ragazzi e stiamo cercando di mantenere lo che, che avevamo. E abbiamo la volontà di far fare calcio a ragazzi di ripa. L'obiettivo societario appunto è quello di, di giocare con solamente giocatori. Del luogo o zone leggermente limitrofe, quindi indicativamente i ragazzi del nostro paese erano quasi tutti già nella nostra società. Qualcuno che magari o aveva smesso o sta, sta tornando nelle nostre zone, stiamo cercando di, di coinvolgerlo per, appunto, per accrescere il numero di, di ripesi all'interno della nostra squadra.